Saluto gli ospiti che nel frattempo ci hanno raggiunto. Un piacere avere con noi oggi il sottosegretario agli esteri, Mario Di Stefano del Movimento 5 Stelle, perché con lui vogliamo tornare a ragionare di cosa è successo ieri in Europa, se possiamo parlare di una vittoria italiana e anche ragionare sugli equilibri all'interno della maggioranza di governo. Perché, caro Di Stefano, nel frattempo saluto Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore, che si è avvicendato in questa staffetta con Stefano Barisoni. Oggi, dicevo, Di Stefano, è successo che in Parlamento Fratelli d'Italia ha depositato un ordine del giorno che sembra molto insidioso. Sentiamo, risentiamo le parole di Giorgia Meloni, perché da qui vogliamo ripartire. Condiviso quando la nota ufficiale del Movimento 5 Stelle diceva il MES è inutile e pericoloso, anzi anche senza condizionalità. Di Battista dice l'UE ci tende una trappola, la Taverna dice 36 miliardi sono un'ipoteca. Non arrivo a ricordare che il programma del Movimento 5 Stelle addirittura prevedeva la liquidazione del MES. O sì o no, l'Italia non attivi in nessun caso il fondo salva stati. L'idea è che i vostri alleati di maggioranza abbiano l'impressione di volervi o vogliano umiliarvi. Sono disponibile a far sì che la prima firma sia di un collega del Movimento 5 Stelle. E dico sì, non vi dovreste dividere, dovreste votare compatti insieme a noi. Molti di voi si sono candidati perché volevano fare la differenza, perché volevano fare la storia, perché volevano salvare l'Italia. Questo è il momento in cui potete farlo. Noi non staremo dalla parte di chi vuole svendere l'Italia. Speriamo che siate con noi. Allora, arrivo subito da lei, Di Stefano, però la nostra Isabella Ciotti, che sta seguendo oggi la giornata politica divisa com'è tra Palazzo Chigi e Montecitorio, ha agguantato un parlamentare di Fratelli d'Italia. Isabella Ciotti. Sì, non uno qualsiasi, è veramente al volo. Sono con l'onorevole Del Mastro, che è il responsabile degli affari esteri per Fratelli d'Italia, e sta giusto appunto correndo perché è esattamente il momento in cui si vota l'ordine del giorno presentato dal partito. E un ordine del giorno che ha tirato in ballo, come abbiamo visto prima, il Movimento 5 Stelle. Cosa vi aspettate? Ma tragicamente la risposta del Movimento 5 Stelle l'abbiamo già avuta. Nel nostro ordine del giorno, ci tengo a precisare, non chiediamo che non si sottoscriva il MES, che non si parli di MES, semplicemente che l'Italia non utilizzi il MES, perché sarebbe diventare lo scendiletto della troika europea. Lo abbiamo chiesto con grande generosità. Giorgia Meloni ha anche detto sono disposta a ritirare la mia firma. L'abbiamo sentita, Del Mastro. Io ho chiesto in aula al Movimento 5 Stelle Com'è? L'abbiamo sentito nelle parole di Giorgia Meloni poco appunto, fa. Anche quali fossero gli i motivi ostativi per il voto, il Movimento 5 Stelle ha cercato di buttarla in polemica politica, partito contro partito. A me pare che la polemica politica sia un po' il sale di questa, si fanno i destini di questa fase, però di questo dobbiamo parlarne, e ne parliamo con chi meglio di lui, Mario Di Stefano. Insomma, partiamo subito dal MES, perché sul MES si è consumata una battaglia incredibile negli scorsi mesi. Questo documento rischia di essere votato da un pezzo del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, quello più fedele alle origini. Allora, è drammaticamente una voce robotica la sua, che esatto, è quella che sento anch'io quando mi chiamate. Perfetto, adesso invece la sento finalmente con il suo tono ci vada bene. Riconoscibile. Allora, tanto è bene chiarire agli italiani di che cosa stiamo parlando, perché io capisco che in questo momento di totale confusione e strumentalizzazione politica non si capisca più niente. Il MES è uno strumento, come abbiamo detto più volte, che è disponibile, chi lo vuole attivare lo attiva. Sarebbe utile ricordare a Del Mastro delle Vedove, che sa benissimo quello di cui parla ma fa finta di non saperlo, così come la Meloni, che un ordine del giorno altro non è che dire al governo di provare a fare una cosa, non è neanche un emendamento che ti obbliga poi a fare una cosa, è un'indicazione. Questa indicazione a noi non serve, perché il presidente Conte ha ribadito più e più volte che non abbiamo nessuna intenzione di attivare il MES. Di conseguenza io capisco il tentativo maldestro di Fratelli d'Italia di posizionarsi sempre dimenticando che erano al governo quando si creò il MES nel 2012, la Meloni se lo dimentica sempre, ma oggettivamente il governo non può che respingere questa baracconata,
e rimandarla al mittente. Piuttosto, se la Meloni vuole portare una proposta al Parlamento, allora, la porti sul taglio degli stipendi dei parlamentari. Allora, mi faccia che è capire che una cosa chiesto, su cui non abbiamo risposto. Di Stefano, ancora. Mi faccia capire una cosa. Lei dice che questo documento non, la maggioranza non lo voterà perché la maggioranza perché è una butad. Perché però la linea politica è già stata decisa, cioè l'Italia, a prescindere dalla valutazione delle possibili cambiamenti nei titoli del contratto, non aderirà al MES, rinuncerà a quei 30 euro. Presidente Conte miliardi. È stato molto chiaro, qualunque forma di MES preveda condizionalità o prima o dopo, per noi è irricevibile. Quindi se si crea un fondo come quello che stiamo cercando di fare, l'Eurobond, che per la prima volta è nero su bianco, entro il 6 maggio, quindi 10 giorni, la Commissione dovrà fare una proposta sull'Eurobond. Se c'è un fondo di questo tipo è un'altra cosa e quindi lo utilizzeremo ovviamente, ma non parliamo più di MES, parliamo di recovery fund, di quello che vogliamo noi, gli Eurobond cosiddetti. Quindi più chiaro di così, ma cosa dovrebbe dire Conte? Io credo che sia veramente logorante perdere tempo in continuazione a rispondere a una cosa che non abbiamo mai chiesto, cioè di attivare il MES, a opposizioni che non hanno altro da fare che parlare di una cosa che non esiste. Allora, lo chiedo, poi arrivo da Gianni Trovati, però lo chiedo a Licia Ronzulli. Questo documento in cui si dice chiediamo al governo di non utilizzare in alcun caso il MES per far fronte all'insieme di misure volte a contrastare l'attuale emergenza. Visto che proviene dai vostri alleati, che cosa farà Forza Italia in attesa di capire e di vedere il tabellone di Montecitorio? Guardi, io purtroppo non le so dire, credo che non partecipi al voto, ma così mi sembrava di sentire stamattina dalla Camera. Lei come sa sono al Senato e non sono neanche a Roma oggi, quindi questo ordine del giorno non ce l'aspettavamo, è arrivato ieri sera e quindi noi vogliamo leggere le carte, lo diciamo da sempre. Intanto abbiamo diverse sensibilità, per carità, per quanto riguarda l'aspetto europeo, questa non è una novità e non è un motivo di spaccatura del centrodestra, quindi voglio essere molto chiara, non sarà nel MES sì, nel MES no, a spaccare il centrodestra. Quello che però noi diciamo è che il diavolo sta nei dettagli e quindi noi questi dettagli li vogliamo leggere molto bene prima di dire sì o prima di dire no. È evidente che se c'è un MES che ha condizionalità, anche magari non ce l'ha in entrata, ma magari ce l'ha quando poi bisogna restituire questi soldi, Forza Italia non è disponibile. Però si pare, e dico pare, si tratti di un MES diverso da quello famoso del 2012 che poi ha portato la Troica alla Grecia. Ecco, è ovvio che non vogliamo quel tipo di MES, ma se sarà un MES, e io dico una cosa molto, molto, molto logica, se vogliamo anche forse fin troppo semplice, potevano mettersi d'accordo in Europa e cambiare questo nome, così non avremmo avuto nessun problema evidentemente, ma se sarà un MES o qualcosa di simile o con un altro nome che dà all'Italia dei soldi per mettere a posto ospedali, per curare pazienti, per stipendiare medici e operatori sanitari, io dico per quale motivo non dobbiamo accettarli. Anche perché, e scusi se ne approfitto solo perché sono in collegamento, volevo dirlo prima, sarebbero gli unici soldi, sempre se non ci sono condizionalità, per me questo è importante, sarebbero gli unici soldi veri che gli italiani vedrebbero, allora, perché mi dispiace, ma ad oggi soldi veri gli italiani ancora non ne allora, hanno. Chiarissimo, allora io cerco di riepilogare perché anch'io faccio un po' fatica a capire. Abbiamo sentito Meloni e poi abbiamo ascoltato anche Del Mastro dire mi precipito in aula a votare un ordine del giorno che lo ha capito chi ha seguito questa trasmissione fin da questa mattina, anche la Lega con buone probabilità voterà. Forza Italia ragionevolmente lascerà l'aula, ma soprattutto mentre Licia Ronzulli diceva guardiamo bene nei dettagli, verifichiamo se non ci siano condizionalità, con mio grande stupore vedevo che Manlio Di Stefano annuiva. E allora mi domando, è solo una questione di nomi Di Stefano? Se cambiamo i nomi alle cose, a quel punto possiamo approfittare di soldi che ci servono come il pane, come dice Licia Ronzulli, per far fronte all'emergenza sanitaria, evidentemente. Allora, qui c'è ancora la situazione robotica problematica. Sentite ora? Adesso un po' meglio. Dicevo, annuivo perché come diceva la Ronzulli, siccome siamo al governo e non siamo a fare campagna elettorale perenne,
bisogna guardare le carte di quello che c'è scritto, e siccome la proposta della Commissione Europea arriverà il 6 maggio, di cosa stiamo parlando? Di cosa Allora, qui purtroppo c'è di Stefano che talvolta si trasforma in un robot per, ovviamente non sua volontà, ma per la necessità le necessità di una comunicazione che non funziona. Mi affaccio un momento a Roma, Piazza Colonna, da Del Mastro. Sì, ecco, credo che Mario Di Stefano sia ormai il pallido fantasma di se stesso. Il Movimento 5 Stelle doveva andare in Europa per liquidare il MES, oggi non riescono a dire nemmeno che impegniamo l'Italia a non utilizzare il MES. Ma lui sostiene che non lo hanno... È il triste epitafio morale sulla parabola ormai discendente dei 5 Stelle, che allora, peraltro stiamo... Io credo che stiamo in una fase talmente drammatica che ritornare alla vecchia contrapposizione e delle invettive... non faccia bene né chi ci ascolta né al momento che stiamo vivendo. Proviamo a risentire Mario Di Stefano, poi devo arrivare alla domanda cruciale. Qui stiamo parlando di soldi, li usiamo o non li utilizziamo? E su questo mi aiuterà sicuramente Gianni Trovati. Ma vediamo se... Spero che adesso mi sentiate. La voce umana e non robotica. Speriamo. Dicevo, è evidente che annuivo al fatto che, essendo al governo, bisogna sempre guardare le carte. Le carte arriveranno il 6 di maggio. Quando avremo quelle carte in mano risponderemo al Paese. È triste, devo dire, ma ormai siamo abituati, continuare a vedere Fratelli d'Italia, Del Mastro delle Vedove in questo caso, e Salvini ogni giorno continuare a logorare il loro Paese che si deve fare rispettare in Europa con un'unità nazionale, col Parlamento dalla sua. Ma evidentemente la politica e la poltrona valgono di più della forza di un Paese e continuano. Io lo ribadisco. Che nel 2012 c'erano loro quando si è creato il MES. Quindi è chiaro che sono totalmente fuori dal mondo quando fanno questa campagna elettorale costante. Però ripeto, io non posso parlare oggi di Del Mastro delle Vedove, con tutto il rispetto per il collega. No. Io parlo di politica nazionale. E il presidente Conte per Allora, purtroppo siamo ritornati in una dimensione marziana con i robot interstellari che si interferiscono con la voce di Mario Di Stefano. Proviamo a vedere, ci aiuterà un giornalista economico di rango come Gianni Trovati a spiegarci, ma nella situazione nella quale ci troviamo con un PIL che è a meno 8%, possiamo rinunciare a prioristicamente a soldi che ci arrivano oppure meglio rinunciare a dei soldi che poi ci mettono... chissà dove, perché il diavolo, come si dice, sta nei dettagli. No, ma infatti non possiamo, e questo spiega la difficoltà evidente di questa fase del Movimento 5 Stelle. Il punto è, sì, aspettiamo il 6 maggio, aspettiamo tutte le carte che volete, ma l'accordo è stato definito, è stato confezionato all'Eurogruppo la settimana scorsa ed è stato ribadito ieri al Consiglio europeo. Il MES è questo strumento che prevede come condizionalità il vincolo della spesa, cioè che siano spese destinate all'emergenza sanitaria diretta o indiretta. Ora, su quell'indiretta si potrà giocare per allargare il campo di destinazione della spesa. Questa è la realtà. Tutto il resto è un discorso abbastanza surreale. È ovvio che in Europa non si siano preoccupati di cambiare nome al MES, perché questo problema è tutto esclusivamente italiano. Diciamo, al di là di Chiasso o di Bardonecchia non c'è nessuno che sta facendo un dibattito di questo tipo, perché nessuno ha fatto il dibattito ideologico a cui abbiamo assistito fino a oggi. Gli Eurobond, che si diceva il Recovery Fund, eccetera, sono più importanti del MES, sono più anche ricchi, diciamo così, di fondi, ma hanno un problema, che se va bene, 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 ci mettiamo un anno ad avviare questa che è una importante evoluzione in Europa. Ci mettiamo un anno perché lo agganciano al bilancio europeo. Il bilancio europeo inizia a operare dal 1 gennaio del 2021. Noi al 1 gennaio del 2021 dovremmo, a Dio piacendo, arrivarci. Allora, Trovati, mi devo fermare. Corriamo in pubblicità, ma poi ritorno da Di Stefano perché... pur con le considerazioni forbite e alte di Trovati, la questione è: meglio l'uovo subito, oggi, strumento piccolo, MES, o la gallina domani, sicuramente più corposa, ci potremo fare il brodo, però arriverà tra un anno. Pubblicità. Mambo italiano.
Di Stefano, voglio ritornare da lei e dalla sollecitazione, dall'analisi che faceva Gianni Trovati. Il Recovery Fund è sicuramente più ricco, è sicuramente più corposo e contiene in sé un elemento anche di condivisione dei rischi con un primo embrione di Eurobond, però arriva, se va bene, l'anno prossimo e forse l'Italia ha bisogno di soldi subito. Questo lo vedremo quando arriva, quindi per carità non mi voglio sbilanciare su date che non sappiamo. Io dico però soltanto una cosa, mentre si partorisce questo Eurobond, noi non stiamo mica fermi, tra i primi due decreti e questo che uscirà il 29, avremo stanziato 150 miliardi freschi e ne avremo sbloccati altri 400 con SACE. Quindi noi stiamo facendo il nostro, lei diceva l'uovo o la gallina, l'uovo l'abbiamo già creato noi. La gallina la possiamo aspettare a questo punto, perché se l'alternativa è farci strangolare, chiaramente intanto risolviamo noi internamente, poi ci facciamo aiutare dall'Unione Europea, perché sia chiara una cosa, questo credo che non dobbiamo commettere un grande errore, di pensare che gli altri invece nel frattempo stanno facendo i miracoli. Tutti i paesi europei sono in grave crisi e tutti hanno bisogno di un aiuto europeo. Com'è andata? Quindi, l'idea c'è da parte di tutti. Di Stefano, com'è andata ieri al Consiglio europeo? A me mi ha colpito molto che Beppe Grillo, silenziosissimo in questa stagione, sia tornato a parlare dicendo forse l'Europa comincia a diventare una comunità. Giuseppi sta aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Di Stefano. Beh, io credo che sia proprio così, nel senso che non voglio prendermi i meriti, non voglio dire che è tutto merito di Conte, perché chiaramente è un momento di necessità così forte, così globale, che l'Europa è davanti a un bivio: o cambia o muore, e quindi è forzata a farlo nel bene e nel male. La fortuna per gli italiani, dal mio punto di vista, è che Conte gli può dare una direzione che sia quella che noi crediamo la migliore, chiarissimo, ovvero un'Europa più totale. Gianni, trovati un flash, vedevo che scuotevi la testa. No, ma non bisogna confondere i piani, non è che Conte è andato lì e ha cambiato il mondo, ma questo chi se ne frega. Torniamo sulla realtà, il punto è che gli Eurobond, anzi il Recovery Fund, sarà ancorato alla programmazione europea. La programmazione europea inizia nel 2021, quindi bisogna trovare i mezzi per arrivare al 2021. Il MES si finanzia a tassi di interesse negativi, noi ci finanziamo a tassi di interesse fra il 2 e il 3% a seconda della durata dei titoli che emettiamo. Quindi bisognerà arrivare a una decisione che naturalmente rimetterà in discussione le battaglie ideologiche del computer. Occasione in più per studiare le carte e andare a vedere in quei dettagli. Grazie a Amalio Di Stefano, a Gianni Trovati, a Alicia Ronzulli. Linea al telegiornale.